Amiche e amici bianconeri, buongiorno e bentrovati in questa domenica 29 settembre, il giorno dopo Genoa-Juventus. Analizziamo quello che è stato Genoa-Juventus, lo facciamo a mente fredda perché la notte porta consiglio e poi perché obiettivamente bisogna anche essere onesti, rimanere con i piedi per terra, capire dove nasce la vittoria e che cosa deve fare la Juve e cosa devono fare la Juve e Thiago Motta per proseguire nella strada corretta. Prima di farlo, io volevo ringraziare tutti quanti coloro i quali dedicano tempo all'ascolto dei contenuti. È un periodo veramente molto intenso di lavoro che mi porterà, tra l'altro, ovviamente a non poter essere sempre presente, non riuscirò ad essere sempre presente nei post partita quando mi si accavalerà l'impegno che io detengo con diciamo, la mia opera, il mio lavoro, chiamiamolo giornalistico, perché quello è per Piazzale della Vittoria, raccontando le gesta della Pallacanestro Forlì. E quindi mi capiterà purtroppo di non poter assistere a certe partite della Juve, a fare il resoconto, magari non vedrete le pagelle, chi segue il blog lucagremellini.com, però ecco, io ringrazio tutti quanti coloro, nonostante tutto sono qui a commentare, restano ancorati al canale, nonostante magari un momento particolarmente intenso che mi porta ad essere meno presente. Ma veniamo a questa analisi, vi chiedo scusa per il pippone, ma mi sembra anche doveroso portare a conoscenza del perché, del per come a volte succede di mancare qualche contenuto, di essere meno presente. Perché la community comunque c'è, è una community alla quale ho sempre portato il massimo rispetto e nel massimo rispetto devo anche ritenere di dover informare quando ci sono situazioni che mi portano a essere meno presente. Chiedo scusa. Ieri la partita si è incanalata e credo che con questo possiate essere d'accordo con il sottoscritto nel momento in cui avviene il fallo di mano di De Winter. Calcio di rigore che Dujan realizza e da lì cambia la partita. Partita che sicuramente sarebbe potuta cambiare anche grazie ai cambiamenti tattici apportati al termine del primo tempo da Thiago Motta, che in tal senso secondo me aveva dimostrato ottima intuizione, intelligenza, perché invertire le posizioni di Kalulu e Danilo, ma anche quella di accentrare Koopmeiners alle spalle di Dusan con il diciamo ritorno dal 4-3-3 iniziale con Fagioli in cabina di regia davanti alla difesa e mezze ali Koopmeiners e McKennie, passare al 4-2-3-1 con Fagioli e McKennie nei due di centrocampo, ma Koopmeiners alle spalle di Dusan, molto probabilmente avremmo potuto assistere già lì ad una partita diversa. È chiaro che non ne avremo mai la controprova perché dopo appena 2 minuti arriva il fallo di mano che viene sanzionato con il calcio di rigore che Dujan sicuramente sotto pressione ha il merito di trasformarlo e quindi di lì nasce una partita differente. Nasce quella partita che spesso aveva visto la Juve, spesso che altre volte aveva visto la Juve in tre circostanze, contro Como, contro Verona e contro il PSV Eindhoven, dimostrarsi altamente performante laddove ci sono gli spazi, laddove trova squadre che vogliono giocarsi la partita. E dilaga perché poi ieri nel secondo tempo, dopo il gol su calcio di rigore, arriva il bellissimo raddoppio frutto di una bellissima intuizione che parte da dietro con Rui che un po' stava per farmi venire i brividi, sono sincero. A me ieri il ragazzo non è piaciuto particolarmente, mi è sembrato ancora molto acerbo per questo palcoscenico, forse frenato dall'emozione, troppi errori, troppe incertezze, però gestito bene quella palla in uscita, palla a Koopmeiners che esegue una verticale, un lancio perfetto per mettere Dujan nelle condizioni di battere il portiere avversario Gollini sul secondo palo, sul palo lontano con un incrociato bellissimo. Un gol che nasce da una condizione mentale che evidentemente in quel momento era tornata ad essere performante, ad essere buona.
dopo essersi scrollato di dosso probabilmente le paure, le scimmie dalle spalle con il calcio di rigore realizzato, realizza uno dei suoi gol, perché Dujan deve essere questo, ma deve essere questo in maniera più o meno continuativa, cioè non può realizzare due gol con il Verona, poi stare tre partite a secco, tornare a fare due gol con il Genoa, poi magari ora sta tre partite a secco, tornare magari a fare gol dopo tre partite e poi magari presentarsi davanti ai microfoni e raccontare di quella esultanza, se vogliamo un po' polemica, rivolta a chi evidentemente ha blaterato eccessivamente in questo periodo. Tra questi c'è anche il sottoscritto, sia chiaro, ma io non mi sono tirato fuori da questo, anche nelle mie pagelle, se volete trovate qui sulla community, potete andarvi a leggere, bellissimo il voto e il giudizio che ho lasciato a Dusan, dove mi sono anche accusato di essere tra quei chiacchieroni che in settimana e nei giorni scorsi comunque lo avevano punzecchiato. Ma io non l'ho punzecchiato perché ritengo Dusan una pippa, l'ho spiegato più riprese, per me Dusan è un buon attaccante, può essere un grande attaccante, ma per esserlo deve vincere la sua emotività, deve essere più forte delle sue frenesie, dei suoi isterismi, del suo nervosismo e di quei momenti di down che derivano da una condizione mentale, secondo me, ancora troppo fragile. Nel momento in cui avrà dimostrato di essere oltre a questa situazione, di aver superato questi momenti di down, allora potremmo parlare veramente di Dusan un grande attaccante, perché i colpi li ha, perché lo ha dimostrato in quel secondo gol e la Juve lo ha comprato per questo. Per cui, per quanto riguarda la situazione, è chiaro che mi aspetto che Dusan possa ripetersi, perché poi se già a partire da mercoledì a Lipsia torna involuto, senza occasioni, o magari con un'occasione clamorosamente fallita, come ha fallito clamorosamente su cross di Savona, bellissima l'imbeccata di Douglas Luiz, poi di testa a due passi non ha inquadrato lo specchio, e torna all'asciutto, a secco, magari con una prestazione poco convincente, dopo torniamo sempre lì a diventare una guerra tra chi lo attacca e lui che si cava i sassolini probabilmente in maniera con i tempi sbagliati, diciamo così. Ma la partita, se non ci fosse stato il calcio di rigore, sarebbe stata da 3-0, sarebbe stata una partita convincente così come lo è stata dopo il calcio di rigore? Non lo sapremo mai, anche se la sensazione, visto il primo tempo, è che la Juve debba lavorare ancora veramente tanto sul giro palla, su come attaccare le difese schierate, le difese posizionali che lasciano pochi spazi, che ti aspettano, che chiudono tutti i buchi possibili e immaginabili e quindi da questo punto di vista, come ho detto in passato, non perché ieri abbia segnato, non perché ieri appena entrato mi ha dato la sensazione di essere nettamente più avanti rispetto al compagno che ha sostituito, e mi riferisco a Chikov con Seisao, io l'ho detto, secondo me questo giocatore potrà essere veramente determinante proprio per scardinare quelle difese che vanno aggirate, magari con diversi uno contro uno sugli esterni, palle nel mezzo, dove poi però l'area va riempita e oltre a Dusan devono esserci anche gli inserimenti dei centrocampisti. E a tal proposito l'auspicio è che presto possa arrivare il gol di Koop Meiners, che ieri invece di arrivare è arrivato a colpire la traversa interna, palla poi fuori dalla riga, divorandosi un gol che è un gol assolutamente da realizzare. Quindi è vero, entusiasmo, è giusto godercela, è giusto aver scacciato i cattivi pensieri dopo 3-0-0 consecutivi, ma restano ancora quei dubbi che lo stesso Thiago Motta nel prepartita ai microfoni dell'emittente DAZN aveva sollevato, cioè dobbiamo dimostrare di aver imparato come si fa a superare gli ostacoli determinati da queste difese chiuse, da queste squadre che non vengono a giocarsela, che aspettano, si chiudono, e noi lì abbiamo ad oggi dimostrato delle difficoltà a creare delle occasioni. È quello che è accaduto nel primo tempo anche ieri, e quindi bisogna capire se la Juve mano a mano riuscirà, attraverso il lavoro, attraverso lo sviluppo delle idee dell'allenatore, che ieri nello schieramento della formazione iniziale mi ha lasciato qualche perplessità perché molti cambiamenti, e obiettivamente ritengo, lo dico per la miliardesima volta,
che bisognerebbe, ma li vede lui, sa lui quello che c'è da fare, ci sono tre partite in 7 giorni, 8 giorni, e quindi probabilmente avrà optato per questa soluzione come la migliore. Ecco, avevo avuto perplessità sullo schieramento iniziale, e quindi a cominciare da Thiago, vediamoci a partire già da mercoledì se le condizioni, le situazioni di cui ho appena parlato potranno essere state migliorate. Intanto sono curioso di capire e di vedere quale sarà la formazione iniziale alla luce del turnover che è stato adottato ieri, per il quale ancora una volta voglio complimentarmi e sottolineare le 200 in maglia bianconera di Capitan Danilo, che nonostante non una buona prestazione resta sempre comunque un giocatore che merita il massimo rispetto e tutto il mio rispetto. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto come sempre, fino alla fine, ciao!